Porfes Remolise, soltanto un prologo, il passato, il futuro che ci aspetta. Ma speriamo cose buone. Il passato è stato abbastanza travagliato, sia dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista gestionale, per via della tragedia del della pandemia, del Covid, che ci ha costretti anche a rivedere un po' l'impostazione dei programmi. E adesso di fronte a noi ci aspetta una scommessa importante, perché dobbiamo impegnarci in una programmazione coordinata tra i fondi del PR, i fondi dell'FSC, della coesione, i fondi per l'agricoltura. Noi dobbiamo mettere in campo oltre un miliardo di euro nel giro di 5 anni, da programmare e da spendere. Quindi diciamo che la corsa è notevole ed è importante sapersi concentrarsi su progetti significativi che possano in qualche modo dare dei risultati visibili. Quali obiettivi avete già in mente? Le grandi problematiche sono quelle legate alla viabilità regionale, quella minore, mentre con il governo stiamo riprendendo il discorso anche del collegamento Tirreno-Adriatico, che dovrà essere messo in campo nei prossimi anni. Ma la viabilità minore significa anche il collegamento tra le due fondovalli, che dovrà essere completato, e lavoreremo per questo. Cercheremo di aiutare anche i comuni nella viabilità minore, cercheremo di attrezzare meglio i nostri consorzi industriali, soprattutto per quanto riguarda la logistica. E faremo interventi significativi soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle attività produttive, tenendo conto che siamo in una fase in cui il Decreto Sud ha impegnato ulteriori risorse e soprattutto ha individuato per il Sud l'area ZES su tutto il territorio. Quindi nel Molise chi vuole fare attività imprenditoriale ha il vantaggio fiscale di essere area ZES, cioè area straordinaria. Ha il vantaggio di avere sostegno, l'aiuto straordinario, perché siamo obiettivo 1, oltre a una serie di altre condizioni che credo ci dovranno portare necessariamente ad una spinta della nostra economia che possa frenare quello che è il più grande problema di oggi, l'impoverimento della popolazione, la desertificazione del territorio.